Polifemo intende valorizzare quelle iniziative che attengono alla religiosità popolare. Siamo infatti a Talzano per, insieme ad una processione che si sta snodando per il centro storico della borgata tarantina, una processione che si ripete dal 1982 per ringraziare il Signore e Maria Vergine per lo scampato pericolo cui fu sottoposto Giovanni Paolo II in occasione dell'attentato. Evidentemente una mano divina fermò la mano di Ali Accià. Una manifestazione, una processione che vede partecipare la comunità talzanese in toto, l'amministrazione comunale e le amministrazioni di altri comuni. Giuseppe Semeraro, operatore culturale e organizzatore di eventi talzanese, una partecipazione sentita, queste fiaccole, queste candele esprimono tutto il sentimento popolare, l'affetto verso Giovanni Paolo II e la gratitudine per avergli salvato la vita. Sì, quest'anno il santuario festeggia il 60° della sua costituzione canonica, 1958, e Don Pasquale ha voluto coinvolgere i santuari più importanti, diciamo, della Puglia. C'è Erchie, c'è Carpignano Salentino che festeggia il 450° della devozione alla Madonna della Grotta, il santuario della Madonna dello Spasimo di Laino Borgo con il parroco, ma anche altri parroci hanno condiviso questo evento. È un momento di devozione, di promozione e di interscambio culturale. Talzano cresce intorno alla devozione mariana. Massimiliano Stellato, consigliere comunale di Taranto, in rappresentanza appunto del sindaco dell'amministrazione comunale con la fascia tricolore, un momento di profonda religiosità. Sì, quando una parrocchia, quella di Talzano, riesce a coniugare il senso di comunità, a conferire nuovi valori, nuove identità e riesce a mettere a rete il sistema, i principi religiosi con quelli istituzionali e con le tradizioni storiche e culturali, l'amministrazione comunale ha voluto far sentire la sua presenza. Grazie. Una religiosità popolare che travalica l'area ionica e abbiamo il sindaco di Erchie, Giuseppe Margheriti. Un po' di chilometri da quel di Erchie per vivere con la comunità talzanese questo momento profondo di religiosità. Sì, Erchie sicuramente non poteva restare insensibile all'invito che mi ha fatto Don Pasquale, Giuseppe Semeraro, l'organizzatore. Erchie, dicevo prima, che è nata grazie alla nascita del santuario. Erchie che sul gonfalone del comune, sulla fascia che indosso, riporta gli occhi di Santa Lucia, quindi una vera rappresentante di Erchie è Santa Lucia e il suo santuario. Quindi in una festa per il santuario di Talzano non poteva sicuramente mancare Erchie, anche perché i talzanesi fanno parte di quei pellegrinaggi che periodicamente nel periodo delle perdonanze si fanno anche ad Erchie, e uno, due pullman, tre pullman ogni domenica di Taranto e quindi anche di Talzano sono abituali visitatori del nostro santuario. Maria Angelina Russo, in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Laino Borgo, provincia di Cosenza, lei è il vice sindaco. È bello vedere la partecipazione popolare, ma anche le istituzioni, i rappresentanti appunto di vari comuni, non solo pugliesi, lei viene dalla Calabria, per rendere omaggio a questa grazia.
Sì, in effetti a noi ci accomuna con Dalzano la devozione alla Madonna e anche noi abbiamo un santuario mariano che si trova appunto in località Cappelle a Laino Borgo, dove è meta diciamo di vari pellegrinaggi da parte di tanti devoti e per il nostro comune c'è una grandissima devozione. La fede unisce? La fede unisce, sì. Giorgio Fontana, assessore comunale di Carpignano Salentina. Il Salento, l'area del Leccese, vuole appunto ringraziare Maria per questa grazia. Il Salento esprime tutta la sua fede e la sua religiosità. Grazie, buonasera. E sono veramente contento di essere qui in questa serata sicuramente importante dal punto di vista culturale e religioso. Io porto la testimonianza del santuario mariano di Carpignano Salentino, che quest'anno compirà il 450° anniversario dalla prima apparizione della Madonna della Vergine Santissima. Noi festeggiamo il 2 luglio la Madonna della Grotta e quindi con lo stesso spirito, come ha detto anche presso il santuario, avremo modo di poter raccogliere tutta la nostra comunità nel segno della fede e soprattutto delle tradizioni culturali e religiose. Aldo Luongo, sindaco di Cuccaro Vetere, provincia di Salerno. C'è tutto il meridione in questa processione, anche dalla Campania. Evidentemente il senso della fede è davvero forte e travolgente. Sicuramente è un momento importante questo, che delle celebrazioni in onore della Madonna di Fatima qui al santuario di Talsano, che noi condividiamo già da qualche anno, perché abbiamo creato questo bel rapporto con la comunità di Talsano, con il parroco Don Pasquale, che è stato anche al mio paese a portare le reliquie dei pastorelli e di Giovanni Paolo II, e dove tornerà in occasione della nostra festività patronale il 29 giugno San Pietro. Un momento importante, emozionante, un momento di fede molto intenso che riesce a mettere insieme anche le istituzioni di varie parti del meridione, come diceva lei prima, per la condivisione di questo momento molto, molto forte. Un bel momento, un bel momento. Un Polifemo speciale in collaborazione con i seguenti sponsor. Forza Pizza, scopri i nostri prodotti e le nostre specialità a Talsano Taranto, in corso Vittorio Emanuele 318, nelle vicinanze del santuario Nostra Signora di Fatima. Pizza e non solo, panzerotti, prodotti da forno e tante altre prelibatezze. Siamo abituati a soddisfare i palati più sopraffini. Ti accogliamo in un ambiente familiare, la genuinità è il nostro segreto. Ti aspettiamo allora per urlare insieme Forza Pizza! Sax Caffè è a Talsano Taranto, in corso Vittorio Emanuele 348, proprio di fronte al santuario Nostra Signora di Fatima. L'angolo ideale per il tuo momento di relax, colazioni, aperitivi e tante altre specialità. Un posto esclusivo all'insegna della qualità e della convenienza. Ti aspettiamo! Dal 12 al 20 maggio, Taranto in fiera, Expo dei Due Mari. Artigianato, commercio, arredamento, sposi, agroalimentare e villaggio gastronomico. Dal 12 al 20 maggio in Viale Unicef, Taranto in fiera, Expo dei Due Mari. Ingresso libero.
Quante volte siamo costretti a scegliere? Chi o cosa ci costringe a scegliere sempre e in ogni caso? Il dualismo fu introdotto nella storia della filosofia moderna da Cartesio, ma effettivamente è un concetto molto più antico. Esso compare infatti già nelle opere di Platone. La mente e il linguaggio, queste erano le due sostanze ontologicamente separate, tra cui non poteva esistere alcuna influenza di tipo causale. A Taranto, una città del sud Italia, padre e figlio ci sono riusciti. Sono Dino e Tiziano Ricci, pizzaioli da tre generazioni. All'inizio sembrava praticamente impossibile, anzi, a dire il vero, mio padre non ci credeva affatto. Tiziano, questa cosa non si può fare proprio. Ci sono voluti anni di prove, esperimenti e litigi. E alla fine ce l'abbiamo fatta. Sì. Pizza Burger Ricci. Un hamburger di carne di altissima qualità, racchiuso da un impasto che vanta una tradizione di tre generazioni. Tutto quello che hai sempre desiderato, in un solo piatto. Casa Carmen, detersivi, casalinghi, igiene, tutto per l'igiene della persona, bagnoschiuma, deodoranti e tanto altro. Offerte sensazionali per prodotti di marca, prodotti per la casa, detersivi e non solo, pentolame, contenitori vari e ancora oggetti per la cucina e per la tavola. Non ci facciamo mancare niente, anche biancheria, qualità e convenienza. Casa Carmen ti aspetta, ti sentirai a casa tua. Siamo a Taranto, in via Dante 87 89 91. C'era quando hai iniziato e nessuno credeva ancora in te. C'era quando è arrivato il primo cliente. E anche il primo dipendente. C'era quando avevi bisogno di fare pratica. E anche quando le pratiche da spiegare sono diventate troppe per te. C'era quando finalmente è arrivata la commessa della vita. E anche quando una commessa l'hai assunta tu. Ed è diventata la socia che hai sempre sognato. C'era ogni volta che hai pensato che si potesse fare. E anche quando hai pensato di non potercela più fare. Almeno non da solo. E quando le cose andavano così così, c'era per aiutarti a trovare nuove energie. C'era e c'è ogni giorno. Per Karim, Adriano, Arianna e per chi costruisce il nostro futuro già da oggi. C'è perché sostenere gli artigiani e gli imprenditori è sostenere le sfide di tutte le persone che vivono e lavorano insieme a loro. Pasticceria Il Dolce Caffè, una tradizione familiare al servizio del cliente. Bar, pasticceria, gelateria. Prime colazioni è la specialità dei cornetti caldi di nostra produzione. Laboratorio pasticceria per produzione artigianale di torte di ogni genere. E ancora panettoni, colombe, dolci tradizionali con impiego di materie prime di qualità. Rosticceria, aperitivi, cocktail, buffet salati, buffet anche con servizio a domicilio. Ampia sala di intrattenimento in cui poter anche leggere i giornali. Orario continuato dalle 4 del mattino alle 21. Pasticceria Il Dolce Caffè, via Anfiteatro 8082, angolo via Clavio, Taranto. Telefono 099 452 9858. Ci trovi anche su Facebook e su Instagram. Gran Caffè La Fenice.
Bar, pasticceria, gelateria. La tradizione e la storia, la qualità dei nostri dolci per soddisfare i palati più fini e per festeggiare le tue ricorrenze più care. Rosticceria, stuzzicheria, pausa pranzo, menù ad 8 euro con primo, secondo e contorno. Ogni giorno, dalle ore 17 alle 20, happy hour. Calice di vino con tagliere di salumi e formaggi a soli 5 euro. L'eccezionalità dei nostri cocktail, creatività e professionalità. Rivendita tabacchi. Il venerdì salotto musicale con tanti artisti, band e cover, con degustazioni delle specialità della nostra gastronomia di giornata, accompagnate da una bevanda scelta o da un calice di vino. Gran Caffè La Fenice, via Mediterraneo 30, Talsano Taranto. La GP Appalti è un'impresa specializzata nel settore delle costruzioni e manutenzione civile ed industriale. Le nostre opere sono il frutto di un impegno costante nell'offrire un prodotto sempre valido ad una clientela attenta ed esigente. La cura dei particolari, la qualità dei materiali e la tecnica specializzata che rendono il nostro lavoro estremamente affidabile ed innovativo. La precisione con cui vengono rispettati gli impegni sono i nostri cardini portanti. GP Appalti, Contradalezza 18, Cristiano. Bar Simonetti di Simonetti Pietro, 30 anni di attività. I clienti sono la nostra famiglia. Grazie per la costante fiducia. Qualità ed eleganza per tradizione, ci presentiamo con un nuovo look esterno per farvi gustare anche i nostri aperitivi guarniti e vivere insieme le vostre ricorrenze. La ricchezza e l'eccellenza della nostra offerta in un ambiente ampio e raffinato. Prodotti di qualità per tutti i gusti. Tanti servizi a vostra disposizione. Vendita biglietti Stadio Jacopo, il fascino della passione rossoblu, giornali, punto vendita o babaluba, calcio scommesse match point, valori bollati, attivazione PayPal, poste pay, no limits, pagamento bollettini, raccomandate postali ed ora anche biglietti AMAT, CTP, Ferrovie Sud-Est e Booking Show. Bar Simonetti di Simonetti Pietro, l'innovazione e la qualità di sempre, con l'entusiasmo di sempre. B&B Albergo La Manna. Qualunque sia il motivo del vostro soggiorno, sarete i benvenuti. Le camere, colorate ed accoglienti, sono dotate di ogni comodità, TV e connessione Wi-Fi gratuita. La colazione, servita in camera, è tradizionale all'italiana, ma riusciamo a stupire anche con prodotti tipici. E poi, un'innovazione targata 2017, la piscina. Un servizio che rinfrescherà e rilasserà gli ospiti della struttura. Vieni al B&B Albergo La Manna e scopri l'incantevole territorio della provincia di Taranto. B&B Albergo La Manna, via San Vito 10, Taranto, San Vito. Per informazioni e prenotazioni 347 4428 442. Unione Sindacale di Base. La trovi a Taranto Talsano in piazza Lo Iucco. Attività sindacale in tutti i settori, pubblico e privato. CAF, servizi di base, patronato, assistenza previdenziale, consulenza ed assistenza fiscale, assistenza legale. USB c'è, il sindacato dei lavoratori fatto dai lavoratori. In un suggestivo angolo di campagna dell'agro tarantino, immersa in un'oasi di dune, querce ed ulivi secolari, a circa 2 chilometri da San Giorgio Ionico, sorge la tenuta Monte Fusco, antica masseria risalente al 700. Sala ricevimenti ideale per matrimoni, incontri di lavoro, meeting, eventi culturali in genere. Tenuta Monte Fusco, l'eccellenza della qualità. Presidente Emiliano, a Taranto l'oggetto del contendere purtroppo è la questione Ilva, un dramma davvero, perché poi è antipatico che si vada a rimpallare la patata bollente quando parliamo di vite umane, della difesa della vita umana. Che idea si sta facendo di questo contratto di governo
sembra che con la Lega non è che ci siano tante possibilità di chiusura o di riconversione. Forse i 5 Stelle sognavano realtà che poi all'atto pratico, visto il partner, la realizzazione risulta difficile. Io ho sempre detto che le decisioni strategiche su fabbriche di quel livello spettano ai governi. Il governo precedente aveva deciso di far funzionare la fabbrica e di tenerla aperta e quindi in spirito di leale collaborazione avevo detto che per far funzionare quella fabbrica occorreva cambiare il suo sistema produttivo per renderla meno pericolosa possibile. Se il nuovo governo dovesse prendere nuove decisioni, noi saremo leali con le decisioni che il governo legittimo adotterà. Naturalmente nel caso in cui si decida di progressivamente, se ho capito bene, di chiudere la fabbrica, questo evidentemente deve avvenire con la salvaguardia assoluta dei posti di lavoro e con una prospettiva, diciamo, di ricostruzione di una vocazione economica della città che deve essere verificata di concerto con la regione. Il punto chiave che ha trasformato in tragedia politica la vicenda Ilva, almeno per quanto riguarda l'attuale governo, il governo ancora spero per qualche giorno solo in carica, è derivata dalla incapacità di gestire una relazione politica e sociale con la comunità, con la città di Taranto, con la provincia di Taranto, con la regione. E questi errori di costruzione di una visione del futuro, questa visione così ridotta della vicenda Ilva, tutta basata sulla fabbrica, ha provocato, dopo la vicenda Alitalia che pure è finita malissimo, ha provocato questo ulteriore, diciamo, fallimento del governo in carica. Presidente, riconversione, la parola riconversione sembrerebbe un po' incompatibile con l'acquisto da parte di ArcelorMittal. ArcelorMittal cosa compra? Una realtà che poi deve trasformarsi? Non credo che sia possibile, è come se io andassi a comprare una macchina da uno sfasciacarrozze. Ma guardi, il perché il ministro Calenda abbia aggiudicato questa gara proprio ad ArcelorMittal è ancora un mistero. Tutti sapevano. Io dico interessi personali, ma io sono cattivo. Tutti sapevano che Mittal avrebbe superato la massima quota possedibile in Europa e che quindi ci sarebbero stati problemi molto grossi. C'è una vicenda, per esempio, quella della presenza nella cordata Mittal di Marcegaglia. Marcegaglia aveva un debito verso Ilva di circa 250 milioni e il fatto stesso che un'azienda che ha un debito pretendesse di comprare il suo creditore assieme a Mittal per assicurare peraltro l'italianità della cordata è veramente una cosa singolare. E il perché il ministro Calenda abbia deciso di assegnare l'azienda ad una cordata che sapeva che non avrebbe potuto acquistare perché avrebbe dovuto prima fare una serie di dismissioni industriali, questo rimane un mistero. Ma vedrete che la storia o le autorità competenti prima o poi lo accerteranno. Intanto devo dire, abbiamo registrato, abbiamo verificato tutti una inversione a 360 gradi da parte del sindaco Melucci. Da quando usò un'espressione forte, bella, Taranto non deve essere stuprata, ora vediamo una linea comune con Calenda. Forse aveva ragione il filosofo Eraclito, pantarei, tutto scorre e il Melucci di ieri non è più il Melucci di oggi. Vabbè, questo adesso non spetta a me dare giudizi, quello che posso dire è che qualunque cosa accada io sarò sempre, come mio dovere e come devo dire sento di fare, al fianco della città di Taranto, dei tarantini, rispetterò le istituzioni della città e cercherò di collaborare con tutti coloro che mostreranno correttezza e lealtà. Quindi adesso, al di là del disappunto e del dolore mio personale, c'è il mio desiderio comunque di lavorare per Taranto con tutte le mie energie, cercando di rispettare soprattutto la salute delle persone e la volontà dei cittadini della città. Presidente Emiliano, questione aeroporto Arlotta. Si sta procedendo per il discorso, diciamo, dell'aerospazio, però i voli civili sarebbero davvero il volano per il turismo tarantino? Beh, ovviamente trasformare l'aeroporto di Grottaglie in un grande hub
per i voli diciamo così intorno alla terra, significa comunque modificare profondamente l'aerostazione, rinnovarla e quindi fare un passo in avanti, secondo me decisivo anche per i voli civili, perché il problema dei voli è che dobbiamo stimolare forse le compagnie, ma certo, è l'unico modo, cioè le compagnie non volano solo per compiacere un'associazione o il presidente della regione o il sindaco. Le compagnie volano dove hanno interesse a volare ed è chiaro che essendo l'aeroporto di Grottaglie il primo aeroporto italiano abilitato per i voli nella stratosfera, questo evidentemente obbligherà gli investitori che vorranno volare in questa maniera a rinnovare completamente l'aeroporto e quindi a dargli quelle strutture e quelle attrezzature in più che saranno utili anche per i voli civili. Presidente, lei ha evidenziato lo sforzo importante di Aeroporti di Puglia per i voli appunto Bari-Mosca, però la Puglia è grande e varia. Noi veniamo da Taranto, abbiamo la questione Arlotta, questione voli civili, a che punto siamo? Allora, come voi sapete la concessione di Aeroporti di Puglia è una concessione unitaria su 4 sedimi aeroportuali, di cui 3 a rilevanza nazionale e 1 a rilevanza regionale, che è l'aeroporto di Foggia. I 2 aeroporti civili commerciali sono quelli che conosciamo tutti, Brindisi e Bari. Sull'Arlotta di Grottaglie e Taranto c'è un discorso molto importante avente valenza industriale, è proprio di una settimana fa neanche la notizia che l'aeroporto lo spazio porto, dovremmo dire, di Arlotta Grottaglie è stato scelto come il sedime naturale per fare questi voli suborbitali che andranno in onda tra poco. Benvenga questo sviluppo tecnologico futuristico, però per rilanciare il turismo i voli civili all'Arlotta servono come il pane. D'altronde abbiamo una struttura che viceversa dal punto di vista turistico sarebbe così sprecata e sappiamo tutti le grosse difficoltà che ha Taranto, il turismo sarebbe l'ossigeno vitale. Noi siamo sempre pronti, avendo un aeroporto così grande come pista, ad avere quello di Arlotta Grottaglie. Non abbiamo nessuna preclusione ad aprire voli civili, ben inteso ovviamente compagnie permettendo. Sapete che il business aeroportuale è un business che si regge sulla diciamo così, disponibilità delle compagnie a volare su un sedime aeroportuale. Magari anche con incentivi per stimolare queste compagnie. L'ente pubblico li gestisce attraverso Aeroporti di Puglia, sono rivolte a tutte le compagnie. Se le compagnie manifesteranno interesse a volare su Arlotta, noi avremo volentieri. Non c'è nessuna preclusione, questo voglio dirlo. Per concludere, c'era sembrato che ci fosse qualche divergenza tra Regione Puglia e Aeroporti di Puglia per quanto riguarda la destinazione dei voli civili dell'Arlotta. Tutto superato? Non c'è stata mai nessuna, anzi abbiamo fatto anche un tavolo di lavoro importante tra Regione, aeroporti e anche gli enti locali preposti per far sì che tutti gli enti, le persone che gravitano su questo territorio partecipino attivamente al processo di sviluppo di un aeroporto così importante. Una curiosità, così, quando sono stati realizzati i lavori di adeguamento della pista all'aeroporto di Bari, si è chiuso lo scalo barese e si è riversato tutto su Brindisi. Domanda, non si poteva sfruttare l'Arlotta di Grottaglie? Teoricamente si può sfruttare tutto, però deve capire che questa è una decisione che non spetta all'infrastruttura, spetta ai vettori. I vettori, c'è una conferenza di servizi, chiamano così, una conferenza che viene fatta a livello di vettori che decidono, tant'è vero che non tutti i voli sono andati a finire su Brindisi, solo una piccola parte, e peraltro abbiamo ampiamente recuperato già con il mese di aprile il calo di traffico naturale che c'è stato. Grazie. La ringrazio. Beh, avete visto un Polifemo ricchissimo, un Polifemo all'insegna della valorizzazione del territorio. Il nostro modo di fare giornalismo è certamente un giornalismo di inchiesta, un giornalismo di denuncia, ma anche un giornalismo di valorizzazione, cioè evidenziare, dare luce e lustro a quegli eventi, a quegli sforzi che provengono dalle collettività per promuovere, per far crescere il territorio. Ci fermiamo qui con Polifemo, l'appuntamento venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 93 del Digitale Terrestre, Viva la Puglia Channel, o anche sul bouquet Sky, canale 879. È tutto, ci fermiamo qui. Vi auguriamo una buona serata e ci congediamo con il nostro solito slogan, Polifemo, l'informazione libera della città. Buonasera.